qua che dormiva in questa casa colonica, casa colonica, dice, mi è catastata tutto, il nome mio, Muscoli Giovanni. E mi sono alzato dal letto per fare i miei comodi verso le 4:10 e ho sentito un bovato tremendo, tremendo che non finiva mai, un grido. E così mi sono... cercavo di fuggire per qualche parte, non sono riuscito, manco a uscire fuori, perché era tutto spaccato, tutto disastrato, tutto distrutto, alberi, tutto. Nei vostri 80 anni di vita non avete mai visto una cosa del genere? Cosa del genere qua mai, 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 mai. Cosa pensate adesso, il futuro come sarà? Che ne so, i tecnici qua adesso devono stabilire, loro sanno quello che fanno, io so che ho perso il mio corso letto di terra, non posso più andare niente, la usavo pure come giardino. Piantavo un po' di patate, broccoli, cose qua. Adesso non posso scendere più perché c'è un disastro, come vedete, un disastro. Tutte le strade rotte, ma non rotte, rotte impraticabili, è giusto. Qui c'è l'ordinanza di sgombero, dove alloggiate adesso? No, io non dormo più qua, io quella sera solo dormivo qua, per così, per miracolo. Mi ero stancato, facevo qualche cosa, che mi curcai, ero solo, è successo, poi io dormo a casa mia, cioè la casa io al paese. Pensate che sistemeranno in qualche modo? Non lo so, questo sta a loro, il sindaco ce la sta mettendo tutta. Quello che fanno non posso dire, sto dicendo che adesso perdiamo anche il frutto, non possiamo scendere, non possiamo raccogliere gli olivi, non possiamo fare pulizia, perché non, come vedete non si può scendere, non si può praticare a nessun posto. Quindi l'appello è al comune, insomma alla provincia, alla regione di intervenire? A tutti i tecnici che sono interessati, per vedere non mi fanno qualche cosa. L'abbandono ormai del territorio lasciato all'incuria nel tempo provoca questi disastri che poi coinvolgono la popolazione sia dal punto di vista dell'economia e in qualche caso, questa volta per fortuna no, anche dal rischio per le vite umane. Ha dovuto prendere decisioni importanti, per esempio come l'ordinanza di sgombero? Sì, sono decisioni importanti perché questo implica disagi notevoli per le persone che sono state evacuate dalle abitazioni, però in una situazione come quella di rischio continuo mi hanno informato stamattina che ancora il fronte della frana si è spostato questa notte di un ulteriore metro e mezzo, quindi c'è un movimento quasi visibile ad occhio nudo continuo che mette, che ancora non ha, diciamo, limitato i rischi e quindi ci ha potuto consentire di revocare l'ordinanza e far rientrare le persone in casa. Fino a quando il pericolo permane, ovviamente l'ordinanza di sgombero dovrà essere mantenuta. Ecco, c'è stato un incontro in prefettura, ma c'è stato anche un appello del sindaco alle amministrazioni sovracomunali. Assolutamente, questo è un evento che necessita obbligatoriamente dell'intervento di istituzioni sovracomunali, poiché è talmente vasto che un comune come Seminara, ma sarebbe stata la stessa cosa anche per altri comuni vicini, anche più grandi, non ha né i mezzi né le possibilità economiche per poter intervenire in maniera adeguata. E questo, se non fatto in maniera tempestiva, potrebbe mettere in ginocchio, se non già lo ha fatto, l'economia di un intero territorio. E questo poi implica che le persone, per avere il giusto e necessario sostentamento per le proprie famiglie, devono lasciare questi territori e aggravare ulteriormente la situazione di abbandono. I prossimi passaggi, sindaco, quali saranno? I prossimi passaggi saranno quello quantomeno di intervenire nel ripristino dei canali di scolo che portano, diciamo, le acque meteoriche a defluire correttamente verso gli alvei dei fiumi e sistemare delle protezioni per fare in modo che quantomeno in via provvisoria la rete viaria stradale venga messa in condizioni tali da poter essere percorsa e soprattutto nell'immediato
l'intervento su un'arteria secondaria anch'essa chiusa, perché purtroppo le strade di competenza della città metropolitana sono quasi tutte in situazioni di difficile percorribilità, almeno una di queste arterie, anche se più lunga, per consentire ai cittadini di Sant'Anna e non solo, anche Melicucca e San Procopio, che sono fortemente condizionati dalla chiusura di questa strada, di poter quantomeno raggiungere i centri vicini per condurre a normalità la loro vita.